Venuti qui e io naturalmente ho detto: la manifestazione è stata autorizzata dalla questura? Sì. La piazza è la nostra? Sì. Benissimo, andiamo. Bene, mentre sto per arrivare mi arriva una telefonata concitata di Nicola Franzoni, che è il segretario politico del Fronte di Liberazione Nazionale, è un soggetto politico intoccabile, e mi dice: mi stanno portando via. Come ti stanno portando via? Che cosa hai commesso? Hai superato una bambina? Hai trafficato droga? Dice: no. E perché ti stanno portando via? Mi devo notificare un attimo, te lo notificano in piazza, te lo notificano, ma non ti possono portare via, perché è un fermo di polizia. Il fermo di polizia si fa sotto il controllo dell'autorità giudiziaria. Io ho detto: adesso vengo in questura, voglio vedere che cosa sta succedendo. Mi presento, dico: io sono il presidente del movimento del Fronte di Liberazione Nazionale, vorrei sapere che cosa sta succedendo. Cioè, lei non può entrare. Come non può entrare? C'è il mio segretario politico che è lì dentro e io non posso entrare a vedere. Lo avete sequestrato, chiuso in casero, chiuso in questura. Avete commesso un reato, perché voi mi avete bloccato una manifestazione. Noi alle 15 dovevamo iniziare. C'è un reato gravissimo, attentato ai diritti politici del cittadino, violenza privata, abuso d'ufficio, reati gravissimi. Io, attenzione, che vado in caserma dei carabinieri e arresto il vicequestore per tutti i reati che avete fatto. Arresto in flagranza è previsto dal 383 del codice di procedura penale. Il cittadino che sorprende chi che sia in flagranza di un reato perseguibile d'ufficio lo può arrestare. E ho detto: se non fate scendere Nicola e non me lo mettete subito, non mi fate iniziare la manifestazione, io faccio il verbale di arresto e lo consegno ai carabinieri. Niente da fare. Se ne stanno lì, noi facciamo quello che vogliamo. L'autorità giudiziaria l'hanno informata? Hanno informato l'autorità giudiziaria che è stato fermato un cittadino, un segretario politico? Ho detto: scusate, se Matteo Renzi si presenta a una manifestazione per fare una manifestazione e voi ve lo portate in caserma, non è, sarebbe stato più opportuno fargli fare prima la manifestazione e notificarli l'atto dopo? E così facevate fare la manifestazione. Perché fate i prepotenti? È molto semplice perché fanno i prepotenti. Perché noi siamo l'unico movimento che ha approvato il 9 gennaio, ha approvato il 9 gennaio a Marina di Carrara il verbale di arresto dei parlamentari e governanti che sono tutti abusivi. Ma non perché lo dico io.